Bella a tutti ragazzi e bentornati ad un nostro nuovo unboxing. Io sono Xuder. Io la Pami. Ragazzi, oggi la puntata è incredibile perché quanto è grande il pacco che è arrivato. Grandissimo. È arrivato un pacco enorme, signori, quindi mentre la Pami comincia a scartabellare, diciamo, lo scotch, cercando di metterci il meno tempo possibile, io volevo ringraziare tutti quelli che ogni domenica restano a guardare le live vintage in live su Twitch. Oggi amo, ne sono arrivato. Paura quando ha la forbice aperta. Vai così, che punta verso di me, magari mi infilza. Cosa devo fare, signori? Oggi ne vedremo delle belle, ce ne sono tanti, ce ne sono, e quindi grazie. Ogni domenica su Twitch appuntamento con i videogiochi vintage. C'è qualche arriva video? Arriva dalla Francia questo qua. Arriva dalla Francia, ragazzi, e la nostra spacchettatrice ufficiale è sempre pronta e disponibile. Vediamo com'è stato fatto. Buttalo via che non ci interessa. Butta via anche qua. Butto via io, signori. Number one. Number one. Si arriva. Dai, qua si frega che... Beh, quell'altro qua sotto, quello lì sopra non mi interessa. Questo, signori, è una figata. Game Gene, in realtà era dentro nel lotto, a me non interessa molto. Praticamente questo coso, se tu lo... C'è anche la sua libretto di istruzioni, fantastico. Se tu questo, ragazzi, lo metti nella console e sopra ci metti una cartuccia, puoi praticamente usare le hack. È una figata degli anni che furono, ci interessa poco. Number one. Virtua Racing. Allora, signori, Virtua Racing, molto carino videogioco di Ferrari, uno dei pochissimi che utilizza una tecnologia 3D per quanto riguarda le partite. Come vedete, completissimo, già ce l'avevo, quindi a me non interessa. Se qualcuno lo vuole comprare, mi contatti in privato, perché a me questo non serve. Super Smash TV. Questo invece mi manca, ragazzi, aia. Super Smash TV, come vedete ci sono due tizi pieni di soldi che vengono inseguiti da un gruppo di loschi banditi, e andiamo a vedere qualche immagine sul retro della copertina del gameplay. Leggiamo velocemente che cosa dice. Congratulazioni, tu sei il prossimo fortunato concorrente nello spettacolo che ha come ultimo premio finale la tua vita. Scegli 6 armi futuristiche e sconfiggi la schiera di mutanti uomini cibernetici, le potenti comete, l'assalto dei carri armati e lo spaventoso androide mostro che pesa più di 30 tonnellate. Videogioco, ragazzi, arcade che non conosco, anche questo completo ovviamente del suo librettazzo Super Smash TV. E andiamo avanti con il prossimo. Jurassic Park. Aia, beh, questo ce l'abbiamo, ragazzi, preso perché faceva parte, anche qua se a qualcuno interessa vendo un Jurassic Park completo, signori, molto carino, anche questo, sappiamo benissimo che cos'è Jurassic Park, quindi non c'è bisogno. USA Basketball. Aia, qua cominciamo ad arrivare a roba sportiva, signori, un videogioco di basket, ne hanno fatto veramente tanti. Tantissimi ne hanno fatti, hanno fatto NBA 95, 96, 97, 98, libretto delle istruzioni più alto della Bibbia, ragazzi, ma questi sono i libretti che ci piacciono degli anni 90. Leggiamo velocemente cosa dice da dietro, se è scritto in italiano, ovviamente non è scritto. 15 delle migliori squadre del mondo, tra cui Team USA, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, oltre 20 azioni dei campioni del mondo, 1992. E andiamo avanti, che cosa c'è ancora? FIFA Soccer 96. Questo qua ce l'ho, ragazzi, frega niente, il classico FIFA 96 che è sempre dentro i lotti perché tanto non vale nulla. Tintin Out Tibet. Comincia ad essere qualcosa di interessante, signori. Rin Tin Tin Out Tibet, un'esclusiva francese, anche questa creata dalla Infogrames, quindi una casa che tuttora mi sembra faccia ancora i giochi. Abbiamo scritti anche i codici su questo bellissimo post-it. Vediamo dietro le immagini ed eccole qua, ragazzi. Retro della copertina, come vedete una specie di platform a scorrimento orizzontale che ci dice, non lo sappiamo perché è scritto in inglese, porta Tintin nel cuore del Tibet e aiutalo per i suoi amici mancanti. Quindi un'avventura grafica dove dobbiamo portare, appunto, dove dobbiamo ritrovare gli amici di Rin Tin Tin. 1996. Avanti ancora. FIFA International Soccer.
Signori, FIFA 93, in realtà quando ancora non si chiamava FIFA 93, si chiamava FIFA International Soccer, anche questo faceva parte del blocco, non ci interessa. Dangerous and Dragons. No, Dangerous no, è Dungeons and Dragons. Chi ragazzi è un po' più grandicello conoscerà sicuramente D&D, Warrior of the Eternal Sun, i guerrieri del sole eterno, in poche parole. Come vedete anche questo molto molto caruccio, e vediamo che cosa dice. Allora, ovviamente non è scritto purtroppo in italiano, ma dice: il regno di Duke Berrick è stato teletrasportato in una terra pericolosa. Tu devi trovare i nuovi alleati, creare di nuovo un regno e diventare il re indiscusso, ovviamente. Penso che sia una specie di RPG, come vedete dietro qualche schermata di gameplay, utilizzando diversi personaggi si va avanti. 1992, avanti. Alizia Dragon, cioè questo me lo dà proprio con una nonchalance. Questo è il pezzo forte, ragazzi, di questo lotto di giochi. Alizia Dragon, davvero meravigliosa questa signora in abiti succinti che a fianco del suo drago riesce a creare panico e distruzione. Vediamo cosa dice. Baldur, la vera personificazione del male, è vicino alla fine del suo letargo. Alizia deve riuscire a distruggerlo prima che si risvegli, o egli darà libero sfogo alla sua voglia di distruzione come fece 13 anni fa. La sua ultima sfuriata costò la vita al padre di Alizia. Aiutatela a vendicare la morte del padre. Anche qua, ragazzi, 1992, Alizia Dragon, lo proveremo nelle live vintage. Michael Jackson. Beh, questo è un titolone, ragazzi, è il Michael, è sempre il Michael, ce l'avevamo, pezzo che ha un suo valore, soprattutto che sta prendendo il suo valore. Vi consiglio di guardare qualche gameplay di Michael Jackson Moonwalker, perché la figata è che ci sono le sue canzoni dentro in 16 bit, già io lo avevo, quindi lo conosco benissimo. NBA Live 95. Un altro di quei gioconi che non ci interessano, ragazzi, videogioco sportivo classico NBA Live 95, ufficiale della NBA appunto, uscito nel 1994, comunque molto molto carino da giocare. Indiana Jones è l'ultima crociata. Aia, aia, e qua abbiamo Indy. È scritto in italiano. Ed è scritto in italiano? No, no, è The Last... Indiana Jones and The Last Crusade. E The Last Crusade, ragazzi, tutti conosciamo le avventure di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, molto molto divertenti i suoi videogiochi a tema. Leggiamo al volo quello che ci dice: la caccia è iniziata alla ricerca del più grande tesoro della storia, il Santo Graal. E se riesci a sopravvivere alle infide caverne del Colorado, al selvaggio assalto dei ratti e a superare le trappole mortali del Tempio del Graal, allora sarai pronto ad affrontare tutto quanto ti scaglierà contro la terribile Luftwaffe. E non so bene chi cavolo sia. 1990. E arriviamo quasi alla fine. È un classicone. Un classicone, che questo già ce l'avevo, ragazzi, il classico Sonic. Oh, e chi li vuole mi contatti in privato che faccio i buoni prezzi, eh. Mi raccomando, Sonic è il gioco per eccellenza per Sega Mega Drive. Batman. Vabbè, e vabbè, il signor Batman. Anche qua, ragazzi, classicone indiscusso, molto molto bello. Il primo della saga, uscita anche questo per Mega Drive. Dobbiamo giocare in questo arcade, in questo platform, portando Bruce Wayne nei panni di Batman fino al malvagio finale. Football. Questo fa cagare, nel senso, questo è Joe Montana Football. Niente di che, raga, Joe Montana grandissimo, grandissimo sportivo del football, ma non ci interessa. Questo è un altro grande pezzone, Two Crude Dudes. Praticamente è un picchiaduro a scorrimento. Se avete visto Street of Rage lo conoscerete senz'altro. Guardate questi due tizi molto molto pronti a far baldoria e a far casino. Come vedete, ragazzi, si gioca in orizzontale. È davvero molto divertente anche questo, chiaramente completo del suo libretto di istruzioni. Leggiamo al volo quello che ci dice la descrizione da dietro, che ovviamente ci interessa. Quella che fu la grande città di New York, rasa al suolo 20 anni prima da un'esplosione nucleare, è di nuovo sotto assedio. Oddio, questa volta da solo da uno scienziato della mente perversa e della sua schiera di mutanti. Solo i due Crude Dudes possono fermare l'invasione. Classicone, picchiaduro a scorrimento, davvero molto bello.
Lotus Turbo Challenge. Molto carino, ragazzi, questo è un videogioco di macchine. Lotus Turbo Challenge, come vedete, nella versione classic, quindi tutto azzurro intorno, è come se fosse la versione Platinum per PS1. Anche questi molto carini, qualche screen di gioco lo possiamo vedere dietro, si guida una serie di Lotus su corse, su strade, per fare appunto delle corse a velocità folli. Aladdin. Beh, classicone anche questo, il nostro Aladdin, davvero l'abbiamo già visto in una puntata del Vintage, davvero un platform che merita di essere giocato perché è super super divertente. Abbiamo finito? Zombies. Questo, ragazzi, è un'altra chicca. Zombies, un videogioco, uno dei videogiochi tra virgolette horror per Sega Mega Drive. Si tratta di un... Minchia, non si apre, ok. Questo era chiuso dal 95, era chiuso, ragazzi. Ed eccolo qua, completo, anche lui, del suo libretto, e ci dice molto velocemente: i vicini non aspettano altro che di incontrarvi in questo divertentissimo videogioco pieno di mostri e di altre orribili cose. In poche parole, dovete salvare tutte le persone che non si sono trasformate in zombie con i vostri protagonisti. Zombies, davvero, grande titolone. The Lost Vikings. The Lost Vikings è l'ultimo? Sì. The Lost Vikings, ragazzi, ultimo titolo, non l'ho mai visto neanch'io, però sono davvero simpaticissimi questi vichinghi davanti, che dice: tre vichinghi sono perduti nel tempo e nello spazio, Eric vuole scappare, Balog vuole rompere qualche cranio, Olaf vuole mangiare. Tutti e tre vogliono tornare a casa, ma essi devono lavorare uniti. Scopri The Lost Vikings, un'azione arcade finalmente originale, con vivaci rompicapo e un umorismo più tagliente di un'ascia vichinga. Si prospetta un gioco davvero divertente che, perché no, potremmo anche vederlo insieme in live. Insomma, ragazzi, questi erano tutti i titoloni di oggi. Vi ringraziamo tanto per aver guardato questo video unboxing. Unboxing, se vi è piaciuto mettete un like. Ricordatevi le domeniche vintage. Noi ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao!